Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati, come diciamo sempre noi qui al programma Vacanza alla Radio. Oggi è domenica, ragazzi, qui c'è una tranquillità, finalmente, finalmente, posso chiacchierare. Allora, benvenuti nello studio di Radio Vacanze, dell'agenzia Viaggio e Vedo. Siamo contenti, anche stamattina mi ha fatto veramente piacere, anche se sono prestissimo, le 8 circa, 8 e qualcosa. Sono venuto perché devo sistemare alcune cose per la settimana, devo dare le nuove informazioni, un po' tutto quello che succede, ma poi faceva piacere farvi vedere che cosa c'è dietro in questa realtà di Radio Vacanze, sia ai miei colleghi agenti di viaggio che mi ascoltano, con cui si collabora assieme, ma anche all'utenza finale, all'ascoltatore. Come vedi quella parte nera con la bordina rossa, la radio si divide su due PC, quello che vedi là è la regia MB Studio Live, una regia molto professionale, diciamo non di quelle gratuite, insomma questa costa. Ti permette però di lavorare tantissimo, molto bene, come è usata da Radio 105, Radio 99, ti ricordi, e così via, molte altre radio, no, di flusso, che sono differenti da quella che facciamo noi. Mentre da quest'altra parte c'è un programma audio, Audacity, che praticamente mi aiuta a registrare e a controllare il flusso delle dirette radiofoniche e anche di quello che esce poi dal mixer che tu ascolti dai diversi device, che possono essere cellulari, Android, iOS o Alexa, che siamo presenti anche là, oppure semplicemente dal sito web, e più nemmeno. Da qui poi tutto quello che esce dalla. Quello più piccolo, così, quello diventa poi anche un podcast. Dunque, chi vuole poi mandarmi registrare il suo podcast e poi andare in diretta, come faranno stamattina diverse persone. Ecco, questa è una radio sia in presenza che in assenza, ovviamente, perché è possibile anche inviare dei programmi preregistrati e poi si mandano in onda in orario prefissato. Tutto questo serve a strutturare dei messaggi corretti per chi ci ascolta, per le collaborazioni tra agenti di viaggio, DMC, hotel, gruppi alberghieri e anche poi i clienti finali che ascoltano la radio. C'è della buona musica ovviamente, ci sono diversi programmi, alcuni vengono addirittura dall'Australia perché Paolo Puglia, uno dei tanti colleghi con cui collaboro, è una guida turistica ma anche il titolare di una grande radio, della Radio Blu Italia da Adelaide, dunque in Australia. Poi ovviamente con me ho dei bravissimi collaboratori, a cominciare da Irene Giramondo, con il suo programma I Guarigiosi, sta andando bene, è bravissima, la racconta anche bene. E poi come non dimenticare Pinigi, Viaggio con Pinigi, un classico della Radio Vacanze, veramente brava, me l'ha presentata Paolo Puglia e devo dire che va bene. E il sorprendente Marco Marucelli, che con me, diciamo, abbiamo avuto l'idea di questo titolo Viaggiando e Mangiando, dunque un programma radiofonico basato sulla cultura dell'enogastronomia girando per l'Italia. Lui è il direttore del Museo di Bulgari, dunque un toscanaccio di quelli da paura. E poi abbiamo ancora Cervelli in avaria, storia della musica italiana, sono Mattia, è eccezionale. Anche lui mi piace perché studiamo territorio, musica, è molto bello questo programma, mi fa veramente piacere. Poi non lascio indietro nessuno, anche perché io guido e tu con delle diverse storie da Marta, da Valentina, le mie guide anche poi di Firenze, della di Venezia, sia Paola che Luisella, Patrizia di Genova. Insomma, ce ne sono di programmi interessanti e molto carini ed aneddoti. Dunque, 24 su 24 qui si parla di turismo. E poi le tante interviste a rotazione libera rilasciate da colleghi competenti e gli editoriali dove parlano gli enti del turismo, parlano persone che fanno programmazione. Abbiamo avuto la nostra Vincenzina, carissima amica dell'Ente Turismo Malesia, ma poi tanti altri, me ne viene in mente uno per tutti, Alessandro di Tourist Connection, dunque Furlotti è eccezionale, con lui abbiamo raccontato Marocco, abbiamo raccontato Maldive, abbiamo raccontato Zanzibar, sono tutti programmi che trovi all'interno della radio, nella sezione editoriale, dunque c'è veramente tanto ed è ascoltabile ovviamente per tutti, perché qui c'è un'informazione vera fatta da persone che
fanno questo per mestiere, ti aiutano a comprendere e una volta che uno ha l'idea può decidere sicuramente al meglio di tutti. Dunque, non perdere le radiovacanze quando vuoi sentire parlare di turismo, quando vuoi conoscere qualcosa, intanto puoi mandare una bellissima domanda a gianluigi@radiovacanze.com e soprattutto segui i programmi in diretta come appunto il mio che è Vacanza alla radio tutti i mercoledì alle 19.30. Dunque, questo messaggio è veramente aperto a tutti, per collaborare con i miei colleghi agenti di viaggio e per te che l'ascolti per avere le informazioni da chi fa questo per mestiere. Ha soltanto avuto l'idea di mettere insieme la tecnologia moderna con il know-how di tanti, tante anni passati a fare questo mestiere, che è veramente uno dei mestieri più belli del mondo, non per i ricavi, ma per la conoscenza, per la geografia, per il mondo, per incontrare la gente. Ecco, questo è il mestiere adatto. Ed è un mestiere che ti apre la mente, insomma, vale la pena. Poi raccontarli in radio con più di 5.000 brani musicali che vengono da tutto il mondo, ce n'è, artisti ci sono venuti a trovare, Giariste, Sandro Giacobbe, Viola Valentino, Madonna, in tanti anni la signora Berti. Dunque, la radio veramente ha fatto grandi passi, grande anche a Luigi Mosello. Siamo stati chiamati in diverse realtà territoriali, sentiamo la Tuscia e anche la Storia del Cimino. Insomma, ci siamo divertiti tantissimo. E è un modo un po', come si dice, per dire grazie tra il lavoro fatto e quello che abbiamo ricevuto e reso. Ecco, questo sì. Bene, allora io ti aspetto a non perdere sempre i programmi di Radio Vacanze, ascoltaci, poni domande e falle a noi. Noi siamo molto felici come redazione di ricevere delle domande. Allora, come diciamo noi, Radio Vacanze, la voce del turismo, Gianluigi. Ciao, alla prossima!